Buonasera dal TG. Come divertirsi in spiaggia e allo stesso tempo fare del bene per la natura e il nostro fondale marino? La risposta si trova da poco nelle spiagge di Pola, idrobase, presso lo stabilimento balneare di Stoia. I bagnanti delle spiagge di Stoia e idrobase sono stati recentemente sorpresi da scatole giallo-blu con la scritta Be a Sea Star Hero. La risposta alla domanda come diventare un eroe al mare ce l'hanno fornita dall'ente per il turismo della città di Pola. Be a Sea Star Hero è un nuovo progetto iniziato lo scorso anno, originariamente ideato dallo studio Sonda di Fisinada. Offre un divertimento all'aperto in modo innovativo, permettendo di prendersi cura dell'ambiente marino mentre ci si diverte. Infatti lo scorso anno il progetto pilota si è svolto nell'area di Parenzo, mentre quest'anno è stato implementato a Pola, in particolare presso le spiagge di Stoia e idrobase. Il progetto si svolge anche ad Orsera, Fontane, Torre a Brega e sull'Isola Lunga, precisamente a Telascica. Siamo tutti consapevoli che durante la stagione turistica aumenta il numero di bagnanti e persone fino a 7 volte e con ciò aumenta anche la quantità di rifiuti raccolti, specialmente quelli più grandi. Il problema maggiore è rappresentato dai piccoli rifiuti giornalieri che inevitabilmente finiscono in mare a causa dei bagnanti. Ecco perché è nato il progetto Be a Sea Star Hero, ideato dallo studio Sonda. Tutti coloro che desiderano partecipare e diventare un eroe del mare devono prima rivolgersi ai bagnini sulla spiaggia, i quali aprono una scatola e forniscono guanti e sacchetto per i rifiuti. Con questi e la propria maschera si immergono in mare per raccogliere rifiuti e oggetti che non appartengono a quell'ambiente. Alla fine restituiscono tutta l'attrezzatura al bagnino, che assegna loro premi adeguati in base alla quantità di rifiuti raccolti. Con una quantità minore di rifiuti si ottiene un badge, mentre chi raccoglie, diciamo, mezzo sacchetto o più diventa Sea Star Hero, eroe del mare, e riceve una maglietta come premio per un'intera giornata. Sulla maglietta viene scritto il giorno, insieme a eventuali benefici offerti nella destinazione, principalmente da parte di ristoratori e vari fornitori che offrono sconti e simili. Inoltre tutti i partecipanti possono condividere la loro partecipazione tramite i social network utilizzando l'hashtag Sea Star Hero, motivando così gli altri a partecipare a questo progetto. Introducendo questa attività nell'offerta turistica, Pola incoraggia tutti gli interessati a fare una buona azione per l'ambiente, offrendo al contempo la possibilità di dimostrare che prendersi cura della natura può essere divertente, stimolante e accessibile a tutti. Il sindaco di Pola, Filip Zoricic, ha tenuto un ricevimento nel Parco Anne Frank per onorare i migliori maturandi delle 11 scuole medie superiori di Pola, accompagnati dai loro insegnanti. Abbiamo voluto tenere questo ricevimento proprio qui nel Parco Anne Frank che abbiamo inaugurato 2 anni fa con un chiaro messaggio. Come giovani dovete cercare di trovare un modello nella ragazza Anne e nella sua lotta per sopravvivere, ha detto il sindaco Zoricic. Adesso vi aspettano molte sfide nella vita e voglio che creiate uno spazio per voi in modo unico. Non abbiate paura, siate coraggiosi e pronti a cambiare la società. La cerimonia ha visto la partecipazione di 11 brillanti studenti, i migliori maturandi delle scuole medie superiori di Pola. I premiati di quest'anno sono Antonio Kovacevic dell'Istituto Industriale e Artigianale, Mark Maric della Scuola di Arti Applicate e Design, Dino Jerman della Scuola per l'Educazione e l'Istruzione, Indico Shenina dell'Istituto Tecnico, Ena Plisko della Scuola di Musica Ivan Matetic Rongov, Monica Zvek della Scuola di Economia, Hanna Družetić della Scuola Professionale, Edita Sulic della Scuola di Medicina, Simon Princip della Scuola per il Turismo, l'Ospitalità e il Commercio, Vit Šarić del Liceo e Luca Planinac della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri. Sono molto contento che i professori mi hanno scelto come il miglior maturando. Sono sicuro che sarà una motivazione per il futuro e per i futuri studi che ho in piano di fare in Italia. Me l'aspettavo perché Luca è stato sempre un ottimo allievo fin dalla prima classe. Bravo veramente in tutte le materie, ma non solamente come studente, ma anche come persona, come comportamento, veramente una nomina che è stata attesa e giustificata pienamente. Ogni maturando ha ricevuto un buono regalo del valore di 800 euro per l'acquisto di attrezzature informatiche e digitali, un riconoscimento del loro impegno e dei risultati raggiunti.
Notizie flash. Nell'ambito del progetto UMAC Smart City Green City, la città di Umago ha sostituito con le lampade LED 154 punti luce lungo 2 km di lungomare. Questo intervento ha ridotto il consumo di energia di un terzo, azzerato i costi di manutenzione e migliorato la visibilità e la sicurezza notturna. Inoltre ha permesso un risparmio del 30% sull'elettricità annuale. Il costo dell'investimento è di 300.000 euro. Iniziano le giornate del cinema italiano presso la platea estiva Vlado Benussi della Comunità degli Italiani di Rovigno. Giovedì 1 agosto alle 21 sarà proiettato il film Lubo con la presenza del regista Giorgio Dritti. Il giorno successivo il pubblico potrà vedere C'è ancora domani. Il festival si concluderà il 7 agosto con il docufilm 140 Under Ice, che racconta il doppio record del mondo di nuoto in apnea sotto il ghiaccio, realizzato da Valentina Cafolla. Presentato al pubblico rovignese da L'Istria con Amor, uno degli ultimi lavori del dramma italiano di Fiume, una parodia in chiave cabarettistica della storia dell'Istria e soprattutto degli istriani con i loro pregi e difetti visti con gli occhi del simbolo della nostra regione, ovvero la capra. Il tutto nell'ambito del festival estivo Rovigne Art & More. Scusate l'inconveniente, inviterei le capre in sala di rivolgersi apertamente, ma prego fatelo in un linguaggio capribile a tutti. Per il pubblico dell'estivo comunitario rovignese è stato un linguaggio capribile e come? Almeno a sentire le risate e gli applausi che il dramma italiano si è guadagnato, mettendo in scena un lavoro che fa di tutto meno che mitigare storia e tradizioni istriane, utilizzando una satira vicina a tutti, ma al contempo impregnata di battute, atti miscenici che hanno del particolare e soprattutto tanta, tanta dimenticata storia della nostra penisola, dagli Istri all'esodo del dopoguerra. Questa è la storia dell'Istria vista dalla regista Petra Bernarda Blaskovic e dallo scomparso scrittore e saggista Drago Orlic. Uno spettacolo che ha debuttato a novembre dello scorso anno a Fiume, adesso abbiamo fatto la versione estiva, cabaret, insomma la versione più leggera. Quindi abbiamo la storia dell'Istria in un'ora e venti, non solo la storia dell'Istria, perché da storia è riduttivo, parliamo dei costumi, parliamo dei rituali, parliamo delle tradizioni, parliamo del cibo, parliamo dei modi di dire, parliamo delle parlate, parliamo dei dialetti, parliamo di noi insomma. A rendere tutto più divertente, battute, scherzi, giochi e, come abbiamo sentito, tanta musica interpretata da un po' tutti gli autori, rivelatesi a sorpresa ottimi cantanti. I soldi sono illusioni della vita, anche se li hai in tasca, quando è il tuo turno è finita. La danza macabra, danza della morte, è così una canzone cantata dalla morte, probabilmente anche ispirata un po' sempre dall'Istria, dai testi di Drago Orlic, credo sia proprio scritta da Petra Blaskovic, che tra l'altro è coautrice del testo, usando sempre un po' ispirata a Drago Orlic. Una miriade di sensazioni trasmesse al pubblico, uno spettro cromatico che accompagnava le coreografie molto suggestivo, mentre gli attori non hanno figurativamente dimenticato alcuni dei personaggi istriani più conosciuti, da Giuseppina Martinuzzi a Sergio Endrigo fino ad Alida Valli, alle cui biografie è stata accostata una colonna sonora descrittiva ed eterogenea, come gli stessi attori, che però non sono fatta da attori non istriani, però dicevo appunto che secondo me la forza della nostra diversità è proprio questa, nel senso che con la forza
e la voglia con cui Petra ha cercato di trasmetterci le sue storie. Noi, venendo da tutte situazioni diverse, non possiamo fare altro che fare da collante l'uno con l'altro con le nostre diverse esperienze. Poi ognuno di noi, io vengo da Napoli, quale città in Italia ha le superstizioni se non Napoli? Lo spettacolo ha pure sdrammatizzato la stessa parola dramma, mettendo non solo in luce caratteristiche come le odierne tendenze regionali in campo turistico, ma dando prova di sicuro divertimento. Intanto mi adoro il dramma, adoro il dramma croato, il dramma italiano, il dramma inglese, il dramma è una roba bella. E tra l'altro andavo in classe con Petra Blaskovic, con la quale sono un grande amico e con la quale adesso collaboriamo sullo stesso spettacolo che tratta l'isola di Corciola, andremo là in tournée. Abbiamo menzionato più volte la regista Petra Bernarda Blaskovic. Lei non ha potuto essere a Rovigno con noi, ma qui la vediamo in un'altra scena cabarettistica in occasione del Festival dell'Istroveneto. Spettacoli così, è stato detto, mancano molto al pubblico. Certamente la comunità italiana a Rovigno è ghiotta di spettacoli teatrali in lingua italiana. Purtroppo a Rovigno mancano gli spettacoli in lingua italiana, un po' causa il fatto che il nostro teatro cittadino è piuttosto piccolo e il dramma italiano ultimamente presenta spettacoli molto impegnativi anche dal punto di vista scenico, e dunque approfittiamo delle calde estati estive per ospitarli nell'estivo della comunità degli italiani. Per fare buon teatro bisogna rendere difficile la vita agli attori. Potremmo riassumere la nostra storia con queste parole di Edoardo De Filippo. A Rovigno però siamo convinti non sia andata per niente così. E siccome una città, una grande comunità dove però le persone si sentono sempre sole, il teatro potrebbe essere un'ottima cura. Nella Galleria Multimediale di Umago è stata inaugurata la mostra Bestiario dell'artista italiana Francesca Martinelli. Un gran numero di visitatori ha partecipato all'inaugurazione, dimostrando un notevole interesse per il suo lavoro. Francesca Martinelli è un'artista visuale e performer, docente di storia dell'arte e arti applicate presso l'Università Popolare di Trieste. Nata a Udine, vive e lavora a Trieste. Nel 2009 riceve il premio Mercurdo della Biennale dell'Assurdo di Castelvetro di Modena. Francesca Martinelli ha esposto fino ad ora le sue opere in tutta Italia, tra cui nelle importanti città di Firenze, Parma, Genova, Cagliari. Stavolta ha fatto il suo debutto anche all'estero. Martinelli si distingue per uno stile unico che combina temi emotivi profondi, spesso ispirati da esperienze personali e questioni sociali. La sua arte esplora le emozioni umane, la natura e la complessità delle relazioni interpersonali, stimolando contemporaneamente i visitatori a connettersi con i profondi strati dei suoi lavori. Ogni suo pezzo riflette una storia intima e un mondo interiore, arricchito da dettagli e simbolismo. Disegna con graffite, a pennino e con la china. La mostra raccoglie una sintesi di quello che è il mio universo interiore, ossia la cosmogonia attraverso la quale io interpreto e racconto il mio modo di stare al mondo, le mie radici e quello che è la mia visione. Io lavoro sui temi dell'armonia e della disarmonia, quindi un linguaggio che contrappone sempre il classico al caos, il Eros a Thanatos. Lavoro con sulla tematica della vanitas, della Wunderkammer, quindi della mirabilia, di tutto quella che è forse la parte più oscura, l'altra parte del bello, quella che viene considerata non bello, disarmonico, rotto, fragile. Ecco questo. Vediamo che sono ricorrenti nei quadri anche le figure femminili. Sì, il tema del femminile non è forzatamente un tema, è sicuramente un linguaggio anatomico che amo molto, e attraverso il femminile e l'anatomia del femminile io declino moltissimi sentimenti legati all'eresia,
legati all'aspetto fisiologico del femminile, che si fonde con la natura, quindi la metamorfosi, gli ibridi, il mito, l'antico mito, e quindi possiamo parlare di driadi, arpie, Lilith, streghe, sorciere, ecco, questa è una declinazione, sicuramente un aspetto forte del mio lavoro. L'evento è stato finanziato e organizzato dall'Ente Festum, dalla città di Umago, dalla Comunità degli Italiani di Umago, dal Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Università Popolare di Trieste. Francesca Martinelli è una nostra docente, critica d'arte, oltre che appunto artista a tutto tondo, perché è un'attrice, una scrittrice, ma soprattutto anche una pittrice e un'artista in varie forme, e poi successivamente ha già presentato tanti artisti della comunità nazionale italiana, ecco l'ultimo in ordine di tempo una settimana fa a Matera, l'artista Luca Stojnic, e quindi è uno scambio, quello che noi chiamiamo un percorso di incontri, che è sostanzialmente la serie di esposizioni per artisti della comunità nazionale italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro che ospitiamo nella nostra sala di via Torre Bianca 22 a Trieste, la sala Carlo e Mirella Sbisà. Ecco, uno scambio, una collaborazione, un invito a una contaminazione artistica tra gli artisti di questi nostri paesi. Francesca è una persona eclettica e le sue opere rispecchiano pienamente quello che lei è. Quindi niente di banale, niente di ordinario, sorprendono in molti casi, ecco, quindi attraverso le opere devo dire sono uno di quei casi in cui si scopre il carattere dell'artista proprio attraverso le sue opere, perché hanno un collegamento molto, molto diretto. Per questo anche insomma, abbiamo inteso valorizzare questi aspetti. Io ricordo che questa iniziativa, così come altre che presentiamo sul territorio, sono finanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso l'Università Popolare di Trieste, e quindi otteniamo questo doppio risultato, quello di valorizzare degli artisti che operano a Trieste, come Francesca in questo caso, portandoli qui in Istria dove sono apprezzati, inseriti anche in circuito di artisti locali molto, molto fitto e anche di grande qualità. Francesca è un po' conosciuta dalle nostre parti, visto che è stata anche la guida in tante mostre che abbiamo organizzato anche a livello di comunità degli italiani, come ad esempio quella di Van Gogh a Trieste, e ha accompagnato anche i docenti adesso nel seminario culturale in Basilicata, quindi tantissime persone del comprensorio conoscono Francesca e hanno deciso di essere qui con noi questa sera per appunto vedere quello che è la sua mostra. Noi dal canto nostro come organizzatori siamo davvero molto intanto onorati di averla qua, ma anche molto fieri di poter avere a Umago, che è comunque una realtà più piccola, una mostra di questo calibro che ci presenta un artista che ha avuto l'occasione di esporre da Firenze, poi in tutta Italia e anche a livello internazionale, e che adesso è qui e ci mostra queste bellissime opere nell'ambito della mostra Bestiario, Cosmogonia della Disarmonia, che già per sé è un titolo che dice e non dice. Quindi vedere i nostri attivisti, piuttosto che tantissimi anche turisti e concittadini accorsi qui, è una bella, da una parte non è una sorpresa perché comunque Francesca è una garanzia, ma dall'altra parte ci rende anche fieri, perché vuol dire che ci siamo incanalati un po' in quello che è il gusto degli umaghesi, il che va sempre bene. Quest'anno Francesca ha pubblicato un libro illustrato che contiene le sue opere grafiche. La mostra rimarrà aperta fino al 16 agosto e si potrà visitare ogni giorno da martedì fino a sabato, in mattinata dalle 9 alle 13 e in serata dalle 19 alle 21. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.